Ciao a tutti, in questa quarta parte del restauro del derby inizierò a rimontare il motore, cioè a finire di smontarlo e rimontarlo, dando tra una clip e l'altra qualche consiglio che può essere utile, mettiamola così. Detto questo, vi lascio al video e chiedendo a chi non fosse iscritto di iscriversi e di supportarmi con anche solo un like. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough. Dopo aver finito di smontare il motore, ho provato a fare degli inviti nel carter e questo è il prima e il dopo. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah. Dopo aver smontato il motore, l'ho sabbiato completamente per fare un lavoro proprio fatto bene. E ho deciso di cambiare anche tutti i cuscinetti in quanto la metà erano bloccati. Questo è uno di quelli, per farvi capire. Quelli dell'albero, che erano quelli che giravano meglio, faceva anche cagare. E questo è uno di quelli, cioè gira ma appunto cioè si blocca, c'è anche degli scalini. E visto che c'ero ho cambiato tutto. Le guarnizioni del motore ho provato a cercare su internet, ma avevano delle cifre folli, quindi ho cercato su internet e ho trovato un video di un indiano che spiegava come farsele e sostanzialmente prendete il blocco, lo contornate dove avete bisogno della guarnizione con la carta, prendete un lapis, ce lo spiegate sopra sui bordi, levate la carta, in teoria dovrebbe venirvi tutta insieme. Lo appoggiate sul foglio di carta che l'ha apposta da guarnizione, ritagliate e avete lo stesso risultato. Honest, life's a competition, so if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside, a bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it. One chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. You're gonna get better. Yeah, things are gonna get better real soon. Riguardando il video mi sono resa conto che non si vede molto bene. I due ingranaggi hanno due simbolini, due pallini. Quei punti lì devono combaciare. Cioè, voi sapete che in quel punto lì dove ci sono i due pallini, gli ingranaggi devono stare così. Cioè, questo, i due pallini sono il punto di mezzo. Poi ho finito di montare il kit della tela.
e ho sostituito il disco posteriore che era troncato nel mezzo. Se lo ritrovo vi faccio vedere com'era messo. E ho sostituito la pompa posteriore, sempre del freno, che era andata completamente, e il kit costava meno, cioè costava di più che comprarlo nuovo, quindi niente, ne ho preso uno nuovo, l'ho montato, e questo è tutto per il momento.